Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video tutorial e oggi ho voluto provare con voi i foils della Makeup Revolution. Spero comunque che questo makeup vi piaccia. Inizio subito applicando come sempre la BB Cream Texture Leggera della Sobio e come sempre me la vedete applicare con una spugnettina in lattice per avere un effetto molto più naturale. Applico il Camouflage Cream di Catrice sulle occhiaie e sulle piccole imperfezioni. I brufolozzi mi devono sempre uscire quando faccio i video. Applico anche il Super Stay 24 ore della Maybelline, solamente sulla parte delle occhiaie. E lo sfumo bene. E come sempre applico il mio amato Instant Anti-Age e sotto la zona degli occhi e nelle parti che voglio andare ad illuminare. E sfumo tutto quanto bene. Applico il primer della Essence, la Love Stage, su tutta la palpebra mobile. Sistemo le sopracciglia con la Natural Brow Designer della Benecos. Ed eccoci qui con appunto gli Eau Metal della Makeup Revolution. C'è questo piattino e le goccine e appunto l'ombretto che ha, diciamo, una consistenza in mousse, e questa qui è la colorazione Rose Gold. Allora, adesso cosa facciamo? Prendiamo il piattino e ci metto sopra qualche goccia del liquido. Con il dito prelevo un po' di prodotto appunto proprio dalla gerretta e bagno il dito. E lo vado poi direttamente ad applicare sull'occhio. Come vedete è davvero super super luminoso. E io sinceramente non consiglio di applicarlo con pennelli, ma secondo me la cosa migliore è assolutamente con il dito. Però un consiglio che vi do è di non fare la base come avevo fatto io, perché vi giuro che avevo i brillantini dappertutto, quindi assolutamente secondo me la base è da fare dopo. Nella piega dell'occhio applico questo ombrettino di Sephora, il numero 49, che è un tortora. Questo ombrettino, tra l'altro, è uno dei tre che mi è stato dato in regalo per il compleanno, ma come ben vedete è davvero poco pigmentato. Adesso applico quest'altro ombrettino di Sephora, Movie Popcorn si chiama, che è carino appunto come illuminante. Proprio per questo lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Anche perché già è bello luminoso di suo il trucco, quindi volevo qualcosa di un pochino più discreto. Con la Double Glam di Kiko, la parte color petrolio, vado a tracciare una riga di eyeliner e la vado ad applicare anche nella rima interna, non mi veniva il nome. Come vedete è super pigmentata. E la sfumo poi con un pennellino. Adesso applico il mascara e utilizzo il Lash Princess della Essence e lo applico sulle ciglia superiori e sulle ciglia inferiori. E questo qui è il risultato degli occhi. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati e procediamo con il resto del trucco viso. Vado ad applicare la cipria Hollywood di Neve Cosmetics. Con un pennellino l'applico prima sotto il contorno degli occhi per fissare il correttore e poi su tutto quanto il viso per fissare la base. Con la mia ormai amata Bahama Mama e questo pennello della Essence vado a creare un leggero contouring. Devo dire che questo pennello della Essence non è affatto male per, diciamo, creare appunto una sorta di contouring. Applico questo blush della Essence, il Come to Town, lo 01, perché ha un color pesca completamente opaco
E insomma, penso che era il blush più adatto in quel momento, che ero super luminosa. Peccato appunto, come vi ho detto prima, che la base era rovinata dai brillantini. Applico questo rossetto della Deborah, non ho il numero perché era in una trousse, e che è questo rosa antico molto, molto bello, che appunto rimane molto nude. Questo è il trucco completo. Spero che vi piaccia e che vi sia stato anche utile, insomma, vedere come si utilizzano i foils della Makeup Revolution. Secondo me sono assolutamente fantastici per un trucco, specialmente da sera, super sbrilluccichino. Spero che vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto questo video. Come sempre aspetto i vostri commenti, spolliciate se vi va, e io vi mando un bacione. Ciao!